Brembo presenta Ferrari vuole dare un'accelerazione allo sviluppo della monoposto, ma ci sono dei tempi tecnici che devono essere rispettati, perché stravolgendo il progetto e andando nella direzione delle pance Red Bull, tutto lo sviluppo, l'evoluzione aerodinamica è incentrato su questo aspetto, quindi un aspetto correttivo che richiede una progettazione di nuovi componenti, la realizzazione in scala 1 a 2 per essere testati in gallerie del vento, la realizzazione dei prototipi reali da mettere in macchine per poi essere portati sui circuiti. Bene, tutto questo richiede almeno un mese di tempo, un mese che arriva proprio quando a luglio avremo 4 gare e soprattutto con un agosto dove è obbligatorio per normative FIA chiudere i reparti corsa. Questo vuol dire che tutte le modifiche che da adesso in poi iniziano a essere progettate le vedremo a settembre tra Spa e Monza. Ferrari deve correre per recuperare parte del ritardo tecnico accumulato. La volontà di investire il budget cap in sviluppi che potenzino i benefici delle pance in stile Red Bull richiede comunque tempi mediamente lunghi. Le nuove parti devono essere studiate, fisicamente realizzate in scala, provate in galleria del vento e, successivamente, prodotte per essere montate sulla monoposto reale. In un mese con 4 Gran Premi e la chiusura ad agosto del reparto corse, le aspettative di vedere i primi veri sviluppi arrivano a settembre. Le nuove pance Red Bull stravolgono il concetto aerodinamico della SF23. Ferrari riparte da un punto zero sia nelle interazioni tra ali e fondo, sia nella fluidodinamica interna, che deve considerare i minori spazi di pance ora più basse e strette. Fattore che riduce la portata d'aria utile al raffreddamento e ricolloca l'uscita del calore in un numero di prese inferiori. Rimane invariata la bocca di presa anteriore. Una posizione leggermente più bassa facilita lo scorrimento dell'aria nella parte superiore, accelerando i flussi verso il retrotreno. Questo trattamento aerodinamico migliora l'interazione col diffusore che potenzia l'effetto suolo a vantaggio di più elevati valori deportanti. A Maranello si muovono su diversi fronti. Gli investimenti sull'aerodinamica vengono integrati da un continuo miglioramento dell'handling vettura. I problemi di assetto e motricità della SF23 trovano nei settaggi differenziale un importante supporto che aiuta a perfezionare la distribuzione della potenza, la trazione elettrica e l'appoggio in accelerazione. Questo porta vantaggi anche in percorrenza curva, quando, con vettura in appoggio, la coppia con prevalenza sulla ruota esterna imprime un effetto sterzante alla monoposto, fattore che riduce il sottosterzo, contiene il pattinamento del battistrada evitando surriscaldamenti della mescola. La distribuzione ottimizzata della potenza abilita regolazioni sospensione più elastiche, che consentono alla ruota interna più scarica di copiare i cordoli, conservando grip e aderenza. Il controllo elettronico del differenziale è customizzato a seconda delle curve e delle forze che agiscono sulla monoposto in rollio e beccheggio. Questo permette di massimizzare l'aderenza dell'asse posteriore anche nelle fasi di ingresso curva, con trasferimento di carico che alleggerisce l'appoggio gomma. In questi transitori, le ruote anteriori sterzate devono vincere la forza centrifuga per direzionare la vettura e le mappature differenziale agevolano questo processo, migliorando la precisione di guida, che disegna una traiettoria d'uscita più veloce, pulita e scorrevole.
Con un campionato che è quasi già stato ottenuto, Red Bull sta già iniziando a convertire le sue risorse interne sul progetto 2024. La RB19 di fatto è una vettura perfetta e lo vediamo dai piccoli interventi di sviluppo e di miglioramento che vengono effettuati di gara in gara. Quindi l'obiettivo è confermare questa conformazione aerodinamica, ma soprattutto la pista, i Gran Premi da adesso in poi verranno utilizzati per migliorare il comportamento dinamico del veicolo e soprattutto a partire da Silverstone sarà molto importante il learning, quindi l'acquisizione dati, la conoscenza delle nuove coperture più rigide imposte da Pirelli per effetto di una maggiore sicurezza. Bene, questa è la nuova direttrice tecnica di Adrian Newey per la Red Bull in prospettiva 2024. Piccole varianti, perfezionamenti millimetrici e sviluppi quasi invisibili evidenziano il livello di perfezione raggiunto dalla RB19, che non a caso è la monoposto più copiata nelle forme e nei concetti aerodinamici. Se analizziamo la RB19 e le pance continue a scendere verso il retrotreno, progettate per accelerare il flusso su alettone e diffusore, scopriamo che questa soluzione richiede un posizionamento dei radiatori e intercooler molto avanzato. Non solo. Per abbassare il profilo pancia al posteriore, gli scambiatori ibrido sono posizionati sulla presa dinamica in modo da smagrire gli ingombri laterali e ottenere un profilo carrozzeria ancor più basso. Quindi, per chi ha copiato le forme cambiando il concetto aerodinamico, i compiti per il progetto 2024 si allargano anche alle masse radianti, che dovranno replicare la disposizione degli elementi più avanti come da progetto Red Bull. La RB19 rappresenta il modello aerodinamico da seguire non solo per le forme carrozzeria, ma anche per il sistema di raffreddamento. Spostando le prese d'aria nella parte superiore si libera spazio in quella inferiore. Convogliando i flussi caldi sotto all'alettone viene sfruttata la potente depressione che aspira una maggiore quantità di calore. La Red Bull è un laboratorio di nuove idee e concetti aerodinamici interconnessi che attivano sinergie con l'effetto suolo che solo Adrian Newey poteva immaginare. Il DRS Red Bull rappresenta un potente vantaggio sui rettilinei. Mappa di carico e flussi variano con flap chiuso o aperto, modificando sia le interazioni aerodinamiche al retrotreno, sia l'angolo d'assetto. In configurazione standard, la depressione dell'alettone amplifica l'estrazione d'aria dal sottovettura, potenziando l'effetto suolo. Con DRS aperto crollano resistenza e depressione, riducendo l'aspirazione dei flussi dal fondo. Un altro fattore da considerare è il cambio d'assetto con vettura a flap aperto, che, perdendo carico, si alza, annullando l'effetto vortice sul fondo, che inizia a far filtrare aria dai lati, annullando l'effetto suolo e la spesa energetica per fare avanzare la vettura. Chiudendo il DRS, l'aumento del carico abbassa il fondo, i vortici ritornano a schermare il sottovettura, ripristinando i massimi valori di effetto suolo. Le interazioni indotte dall'apertura e chiusura del flap creano quindi interazioni aerodinamiche con effetto suolo e assetto vettura, rendendo questo sistema altamente efficiente e uno strumento indispensabile per gli avversari che dovranno replicare sui nuovi progetti 2024.